Intanto buon pomeriggio a tutti e un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento agli organizzatori del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli per l'invito a partecipare a questi lavori, a questo importante convegno annuale. Questo è un momento di confronto legato a quelli che sono temi di attualità estrema e di cruciale rilevanza rispetto al contesto che tutti noi stiamo vivendo, e contesto che riguarda comunque la nostra sicurezza e la nostra difesa, in una fase storica dove alcune delle nostre scontate certezze di fatto sono state messe in discussione. E quindi quella che era una realtà che ci eravamo prefissati di fatto oggi ha cambiato traiettoria. E occasioni come quella attuale, un momento di confronto tra autorevoli esperti, contribuiscono senza dubbio a comprendere e a riflettere su quanto di travagliato e preoccupante sia il momento attuale, ma anche cercando di analizzare il contesto in cui tutto ciò è avvenuto, andando ad analizzare tutto quello che è stato e che ha portato alla situazione attuale, non limitandoci semplicemente ad analizzare quello che è la punta di un iceberg. Quindi noi oggi ci troviamo spesso, è avvenuto anche per la pandemia, a sentire la definizione di contingenze eccezionali, di sviluppi improvvisi e imprevedibili, e di fatto quella che è oggi un'aggressione militare in seno e in cuore all'Europa, di fatto forse era un qualche cosa che era già prevedibile e che già potevamo ipotizzare, e questo forse già poteva essere ipotizzato nel momento in cui certi movimenti sono nati forse ancora prima della disgregazione dell'Unione Sovietica. E di fatto cosa è successo? Che in quella critica fase storica il mondo occidentale si è seduto pensando che quello che era un pericolo di fatto avesse vissuto quella che era la fine della propria storia. Da allora gli aspetti militari, che sono comunque un presidio di sicurezza imprescindibile, poiché la condizione fondamentale per la garanzia della sicurezza e della stabilità, sono stati relegati come retaggi del passato, sono stati di fatto solamente menzionati e riutilizzati nel momento in cui si doveva far fronte a ristrettezze economiche e si è proceduto attraverso loro a quelli che sono stati ridimensionamento per aumentare altre voci di bilancio. Quindi la prova che quelle scelte sono state sbagliate, che hanno comunque creato un vulnus a tutto il nostro sistema paese, oggi di fatto lo vediamo con estrema realtà. Di fatto la pandemia che cosa ha evidenziato? Perché poi la pandemia e oggi la guerra vanno un po' di pari passo per aver scoperto quelli che sono dei nervi vitali per il nostro sistema paese. E quindi la pandemia che cosa ci ha dimostrato? Che la globalizzazione di fatto ha fatto venire meno quelle che sono le distanze, quindi il fattore distanza rispetto al luogo fisico dove nasce una minaccia rispetto a noi è annullato, e questo ce l'ha insegnato la pandemia. Come oggi quelle che sono le conseguenze di un conflitto che è nato da 5 mesi or sono, senza al momento spiragli di possibili soluzioni, lo vediamo comunque riverberarsi anche in casa nostra. E le minacce, ahimè, sono in continua evoluzione. Lo vediamo oggi con il problema legato all'approvvigionamento energetico dei cereali, la scarsità delle materie prime, i cambiamenti climatici. Quindi anche oggi poter definire quello che è il nostro raggio di azione per di fatto proiettare, prospettare quelle che sono iniziative di intervento diventa complicato, sia per quelle che sono proiezioni a breve periodo, ma anche quelle che sono a medio e a lungo periodo. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda le strategie economico-finanziarie o la penetrazione nei singoli mercati.
E nel frattempo noi abbiamo un clima di competizione estrema legato all'accesso alle materie prime che sono inevitabilmente finite in numero e capacità di rigenerazione e al contempo di fronte a una richiesta in aumento rispetto a quelle che sono richieste di economie crescente o aspiranti tali, e quindi una elaborazione chiara di prospettiva geopolitica di come ci vogliamo posizionare, direi che è molto essenziale rispetto a quanto poteva avvenire in passato. Oggi noi non ci possiamo permettere di non sapere dove dobbiamo andare, perché di fatto il nostro futuro è il futuro della nostra nazione, capire quale strategia adottare per poter consentire la nostra nazione di poter sopravvivere. In tutto questo scenario è evidente quanto sia importante uno strumento militare adeguato, senza il quale ci si espone a rischi enormi. Da sempre le nostre forze armate sono quel serbatoio di resilienza e di valenza strategica, non solo per loro stesse ma per il sistema paese. E sono quel sistema da poter mettere in campo quando l'ordinaria macchina organizzativa della pubblica amministrazione, di fronte a una emergenza o un qualche cosa di straordinario, va in tilt. L'abbiamo visto nell'ambito della gestione del Covid, nel momento in cui una domanda eccessiva di richieste di intervento ha mandato completamente in tilt il sistema paese. Quindi è stato necessario avere la disponibilità delle nostre forze armate proprio per andare a supporto di quello che era un sistema che di fatto non riusciva più a reggere. Le forze armate sono pronte e sono preparate proprio per far fronte a quelli che sono scenari inaspettati, a quelli che sono emergenze rispetto a minacce, rispetto a quelle che sono situazioni laddove queste avvengono, a dare risposta con i mezzi e le risorse che hanno a disposizione. Ma il successo in campo militare risiede da sempre anche nella capacità nell'anticipare quelli che sono gli scenari e nel vantaggio competitivo sui potenziali opponenti e sui verosimili contesti di impiego. E tra questi vi è anche il vantaggio tecnologico. Ma di fatto questo vantaggio da solo non può bastare, perché di fatto va accompagnato a quella che è una congrua copertura rispetto a quelle che sono quello che è il personale. Quindi oggi noi abbiamo necessità appunto di nuove tecnologie, di congrue risorse umane che sono vitali per l'efficienza di tutto il sistema, e in più dobbiamo di fatto rispondere a scenari che vedono situazioni in estrema velocità, una complessità di cambiamento dove non si gioca più solo sui tempi di risposta, ma anche sulla capacità di cogliere l'essenza stessa di ciò che sta cambiando. Quindi gli scenari sono veramente in estrema evoluzione e con dei processi che sono realmente molto veloci. È chiaro che dobbiamo anche avere in testa che l'innovazione richiede non solo investimenti, richiede tempo per sviluppare i progetti, per realizzare i prototipi, per rendere operativa la nuova capacità, fino a poter avere realmente questa nuova capacità e poter ampliarne la platea di fruizione e competenze. In tutto questo la difesa e la sicurezza sono funzioni che hanno necessità di essere assicurate con continuità, e ciò significa che non va in pratica mai dimenticato il bisogno imperativo di capitalizzare anche l'esistente, al massimo e al meglio, e a questo anche a far fronte per quei vuoti che si possono presentare nel momento in cui una nuova capacità, una nuova tecnologia viene adottata. Guardando invece allo stato delle cose dovremmo fare anche un po' di autocritica e
in pratica rispetto a quelle che sono scelte effettuate in passato, e lo dobbiamo fare anche proprio per quelle che sono state scelte in ambito della difesa. In determinate fasi storiche noi abbiamo dato enfasi alla possibilità di poter gestire la tutela degli interessi nazionali attraverso sistemi di alleanze o nelle coalizioni, anche quando queste abbiamo comunque visto che avevano i propri limiti. L'abbiamo visto nel momento in cui abbiamo avuto la contrazione della struttura permanente della NATO operata nel 2009, quando un anno prima abbiamo assistito al primo tentativo di invasione a due regioni da parte della Russia, a due regioni della Georgia. Si è operata una pesante riduzione dell'organico militare civile della difesa attraverso la 244, i cui presupposti erano già nati sbagliati, di fatto tra quelli che erano i contenuti della legge vi era anche nella riduzione e bilanciamento nelle varie voci di bilancio, vi era nel risparmio il preventivo di riallocare le risorse risparmiate nel bilancio della difesa. Non è stato mantenuto neanche questo, perché quelle risorse sono state destinate a ribilanciare altre voci di bilancio. Quindi abbiamo ridotto il personale, ridotto gli investimenti e neanche abbiamo avuto la possibilità rispetto a quelle risorse risparmiate di poter vedere investite in difesa. Quindi, ripeto, noi abbiamo avuto la riduzione della 244, che di fatto già nel 2014 risultava essere errata con la presa della Crimea, e non aveva totalmente tenuto in considerazione appunto quanto era avvenuto nel 2008. Non si è tenuto in conto quanto è avvenuto nel 2011 in Libia, le cui conseguenze destabilizzanti esistono ancora oggi. Non abbiamo tenuto in considerazione la nascita e la crescita in Iraq tra 2006 e 2013 del movimento terrorismo islamico, che di fatto porterà nel 2014 alla proclamazione del califfato e la progressiva sua espansione in ambito militare, prima in Medio Oriente e poi in Africa. E non abbiamo neanche valutato i diversi programmi di riarmo della Cina, della Russia, dell'India, del Pakistan, dell'intera regione Indo-Pacifica, ma semplicemente neanche quelli che sono avvenuti nel Mediterraneo, con l'Algeria, l'Egitto, il Marocco, la Turchia. Turchia che è passata nel giro di pochi anni da paese importatore a paese esportatore. Turchia che oggi ha avuto la possibilità di essere quello Stato che poteva andare quello Stato che poteva arrivare alla pace tra la Russia e l'Ucraina. E gli investimenti in ambito difesa in questi Stati, ricordiamoci che non sono Stati dove esiste la democrazia, ma tutt'altro. Quindi, di fronte a un mondo che andava verso una certa direzione, noi abbiamo fatto esattamente l'opposto. Abbiamo avuto pochi investimenti, pochi intermittenti, e intermittenti anche a causa dei repentini governi che ci sono stati negli ultimi anni. Quindi oggi il fatto di questa guerra in corso ci dà una nuova possibilità di andare a rimediare quanto è avvenuto nel passato. Non riusciremo sicuramente a cancellare gli errori, anche perché gli errori non è che li cancelli con uno schiocco di vita, ma si può iniziare realmente a mitigare, a cercare di andare ad ovviare quelle che sono state le conseguenze negative rispetto a queste scelte. Veniamo da un periodo, due anni di pandemia, con il lockdown, con tutto quello che abbiamo tutti vissuto e i cui effetti viviamo ancora oggi e sicuramente saranno ancora per lungo tempo. A ciò si è aggiunto, soprattutto per l'Europa, il dover far fronte a una guerra in casa. E senza però dimenticare, perché noi oggi parliamo di pandemia e di guerra in atto, ma ci dimentichiamo che comunque prima del 2020 avevamo già il problema del terrorismo e il problema degli effetti climatici, che ricordiamoci che sono ancora lì esistenti e di fatto non sono, sono ancora un potenziale pericolo.
Oltre all'attuale pericolo del conflitto in Europa, abbiamo un nuovo scenario che credo che abbiamo tutti sotto gli occhi, ed è il ritorno a una sorta di guerra fredda tra gli stati dell'Alleanza Atlantica e la Federazione Russa, formalizzato nel recente summit NATO a Madrid, dove Mosca è tornata ad essere il nemico e la Cina è stata definita opponente. Senza dimenticare che da anni abbiamo una situazione di altissima instabilità nel continente africano, specialmente nel Sahel, con tante aree di crisi, con tante guerriglie e con scenari che sono comunque di difficile previsione. E nel frattempo il contesto mediterraneo e più propriamente quello che viene considerato il Mediterraneo allargato, che conferma la sua storica capacità di influenza rispetto al processo di ridefinizione dei nuovi equilibri mondiali, e lo fa oggi con due direttrici che sono fra loro opponenti: da una parte la sostanziale centralità di sempre rispetto a quelli che sono gli scambi commerciali globali tra Oriente e Occidente, rafforzata dall'allargamento del canale di Suez, ma sempre sotto minaccia dei fenomeni destabilizzanti che riguardano l'area del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, e dall'altra parte i rischi di una marginalizzazione da cui il Mediterraneo allargato è minacciato, ove per l'effetto del progressivo scioglimento dei ghiacci e delle calotte polari si dovessero aprire nuove vie di comunicazione, nuove rotte artiche, con corredati nuovi orizzonti per quanto riguarda l'esplorazione di materie prime e di energetici. Questo spazio del Mediterraneo allargato è di prioritario interesse per l'Italia e per l'intera Europa, dato che le diverse tensioni che lo riguardano, sia da quelle storiche che da quelle emergenti, innescano dei processi che vanno a ricadere in quelle che sono scale regionali o addirittura globali. Non a caso, oltre che essere il centro strategico dei nostri interessi nazionali e dei nostri confini, negli ultimi anni abbiamo visto come diverse potenze medie e grandi hanno cercato di guadagnare o riguadagnare o imporre una nuova e maggiore loro influenza, creando un'ulteriore fonte di preoccupazione sul piano della difesa e della sicurezza. L'importanza del Mediterraneo allargato dovrebbe essere quindi per l'Italia non una novità. È oggetto inserimento nell'ambito della strategia di sicurezza e difesa per il Mediterraneo, recentemente ripreso e presentato dal ministro Guerini, ed è obiettivo nel prossimo triennio. L'acquisizione delle risorse energetiche e la loro distribuzione attraverso quelle che sono le linee strategiche di comunicazione che vedono appunto il Mediterraneo allargato protagonista condizionano in maniera significativa gli interessi vitali e strategici del nostro Paese, anche perché semplicemente pensando a quello che corre sotto il Mediterraneo, quello che sono tutte le cavi d'otto, quello che sono le vie di comunicazione, internet e quant'altro, è di estrema vitalità per l'Italia che questa area sia tranquilla. E comunque, a prescindere anche da quelli che sono i tentativi di diversificazione delle sorgenti, noi oggi stiamo cercando di diversificare quelli che sono i nostri approvvigionamenti, cercando attraverso più contatti, più accordi con i singoli paesi, di fatto comunque ci rendiamo conto quanto è essenziale garantire in questa area un adeguato livello di sicurezza, perché questa area costituisce un elemento di criticità che di fatto può mettere in crisi il nostro sistema paese. E quindi è ovvio che l'Italia deve essere in possesso di uno strumento militare difensivo calibrato quantomeno a questa dimensione. Uno strumento che deve essere moderno, efficace, competitivo, in grado di svolgere una credibile deterrenza, capace di assicurare un monitoraggio trasversale e continuo delle aree di interesse strategico, con la capacità di prontezza di intervento in caso di tensioni, rischi e minacce agli interessi nazionali, e che possa di fatto poter lavorare
quanto più possibile in chiave preventiva. Di fatto è uno strumento che deve avere la possibilità di poter operare con le organizzazioni alleate, amiche, ma se necessario anche di poter operare in modo autonomo. Quindi lo strumento risulta insostituibile nel tutelare i nostri interessi, nel tutelare i nostri concittadini, l'abbiamo visto anche per quanto riguarda i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati, o semplicemente i nostri mercantili che devono essere a volte protetti da quelli che sono assalti di pirati nell'Oceano Indiano o nel Golfo di Guinea, oppure indirettamente garantendo e proteggendo qua appunto l'approvvigionamento energetico per la sopravvivenza del nostro sistema e paese. Avere uno strumento militare difensivo capace di svolgere operazioni di sicurezza internazionale e di supporto alle forze democratiche si rivela inoltre indispensabile proprio per mantenere le relazioni commerciali con quegli stati che non sono in grado di garantire la propria stabilità interna e che generano flussi migratori non controllati che impattano negativamente sulla stabilità e sulla sicurezza delle nazioni di transito e destinazione finale come l'Italia. Noi in più missioni stiamo garantendo comunque la formazione per quanto riguarda le forze di sicurezza interne di alcuni paesi che hanno necessità di questo supporto e lo facciamo proprio in virtù di avere poi un ritorno di questo genere. Quindi le sfide per l'Italia nel prossimo futuro sono molteplici, richiedono di avere delle forze armate che siano adeguatamente formate, supportate in investimenti legati al loro equipaggiamento, ma anche nel numero dei nostri militari, perché noi oggi riusciamo a rispondere a quelle che sono maggiori richieste di intervento, maggiori richieste di presenza in missioni, maggiori richieste di intervento in ambiti che non sono strettamente legati a quello che è l'ambito militare. Ma lo facciamo con il numero di militari che abbiamo, che è insufficiente in un momento di normalità, e lo facciamo grazie al loro sacrificio, al loro spirito di abnegazione, alla loro fede verso la patria, al loro giuramento verso una bandiera. Lo stiamo facendo con il loro sacrificio, ma non possiamo continuare ad andare oltre rispetto a quello che già ci stanno dando. Quindi è necessario avere investimenti certi, in una prospettiva di tempo, anche perché non può esistere che a cambio di governo completamente si deve riniziare da capo su quelle che sono le richieste o i progetti o i programmi per il prossimo futuro. Nel momento in cui mi trovavo dalla parte di membro di Commissione Difesa e ho assistito alle diverse audizioni, è sempre stato fatto presente la difficoltà che stavano vivendo le nostre forze armate, ma semplicemente anche per avere pochi soldi, pochi dannati, ma certi, in una prospettiva con una tempistica entro la quale una forza armata può realmente ipotizzare di realizzare un qualche cosa. Quindi noi oggi abbiamo questa sfida di fronte e l'Italia deve poter fare la propria parte in uno scenario europeo, ma direi in uno scenario mondiale. Lo deve fare in maniera determinante nel contesto europeo e non solo. E lo deve fare con i giusti investimenti. Quello che a cui facevo riferimento prima su quelli che sono maggiori investimenti in ambito difesa per arrivare al famoso 2% del PIL, di fatto oggi non è più un'opzione, ma una necessità, anche perché nel momento in cui oggi abbiamo visto che la pace è nuovamente messa in discussione, nel momento in cui spesso molti di noi lamentano il fatto che gli Stati Uniti sono quelli che determinano tutte le scelte in ambito NATO, bene, oggi se noi vogliamo contare di più e vogliamo poterci sedere nei tavoli con la giusta con il giusto riconoscimento come sistema paese, ma come Europa, dobbiamo ipotizzare
giusti investimenti in contrapposizione a quelli che sono in contrapposizione, complementari a quelli che sono gli investimenti degli Stati Uniti, perché se gli investimenti degli Stati Uniti equivalgono al 3,7% del loro PIL, equivalgono al 70% degli investimenti su tutta la parte della sicurezza garantita dalla NATO, ebbene noi come Europa e come Paese non è che possiamo poi poter pretendere di essere noi a determinare quelle che sono delle scelte in ambito difesa che arrivano dalla NATO. Quindi oggi abbiamo una sfida di fronte a noi legata a quelli che sono gli attuali scenari, una nuova sfida dove noi dobbiamo comunque ragionare sapendo bene che non possiamo essere soli a decidere, che quelle che sono decisioni devono comunque venire in un ambito di concertazione, ma dobbiamo partire dal credere in quel valore umano che abbiamo, nei nostri uomini e nelle nostre donne con le stellette, dar loro la possibilità di lavorare in un giusto contesto, e come sistema paese andremo sicuramente a beneficiare di questo con la giusta attenzione e con il giusto riconoscimento da parte delle altre nazioni. Perché noi oggi abbiamo una Germania che investirà 100 miliardi in difesa, noi abbiamo una Francia che ne investirà 65, abbiamo una Germania, perché io di recente sono stata, io arrivo da Bonn per 20 anni di Ockar, e il ministro tedesco ha annunciato la presentazione di una legge che di fatto ha appena accennato quello che poteva essere il contenuto, una legge che andrà a snellire tutti i procedimenti proprio per far sì che questi investimenti in ambito difesa avvengano in maniera celere. Quindi o noi stiamo al passo o noi oggi rimaniamo esclusi da tutti. Quindi sta a noi giocarci il futuro, facendo da protagonisti o continuando a farlo da semplici comparsi. Io penso che i nostri uomini e le nostre donne in divisa meritano di più, visto il sacrificio che loro fanno nel quotidiano. Sta a noi come governo dare loro lo strumento attraverso i giusti investimenti per valorizzare maggiormente quello che loro già fanno con le attuali condizioni economiche. Quindi la scelta è questa: credere in ciò che siamo, tirare fuori il nostro loro italiano e non sentirci secondi di fronte a nessuno. Quello che è lo strumento militare adeguato è quello che fa forte il nostro paese. Quindi maggior adeguatezza nel nostro strumento militare, maggior rappresentatività e maggior considerazione del sistema Italia. Grazie.